Francesco Monte ha abbandonato l'isola dei famosi, ecco perché. Francesco Monte si è ritirato dall'isola dei famosi 13, ecco il motivo di questa decisione clamorosa. Francesco Monte lascia l'isola dei famosi. Il blog Davide Maggio It rivela in anteprima che Francesco Monte ha lasciato l'isola dei famosi nella giornata di domenica 4 febbraio ed è in volo verso Milano. Francesco Monte non sarà in studio all'isola dei famosi di lunedì 5 febbraio 2018 per evitare il confronto diretto con Avenger. Monte, si legge nel sito, non sarà presente in studio nell'appuntamento di lunedì 5 febbraio in prima serata, nota della redazione, nel corso del quale verrà mostrato esclusivamente il confessionale con il quale il naufrago, pare abbastanza nervoso, si congeda dalla sua avventura catodica. Il motivo dell'assenza sembra legato alla volontà di evitare uno scontro diretto con Avenger, che questa sera sigillerà il suo rientro in Italia con la tradizionale ospitata in studio. Francesco Monte intervistato all'Isola dei Famosi nella puntata di martedì 13 febbraio 2018. Per ascoltare l'arringa difensiva di Francesco Monte bisognerà aspettare la puntata di martedì prossimo, 13 febbraio, nota della redazione, si legge sempre nel blog. Dalla prossima settimana la trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi cambierà collocazione per evitare la sfida con il commissario Montalbano, trasmesso il lunedì su Rai 1. Che Francesco Monte ed Avenger hanno discusso all'Isola dei Famosi 2018, riferimento alla droga. Nella diretta di lunedì 29 gennaio su Canale 5 Avenger è una furia contro Francesco Monte, ha portato la droga nella trasmissione, ha fumato marijuana, deve essere squalificato. Francesco Monte replica, il programma è iniziato lunedì sera, cosa c'entra quello che facciamo nelle vite personali? Ci rivediamo in tribunale. Ma Avenger sostiene che l'ex tronista avrebbe fumato marijuana nella villa, cioè la locazione, che per 3 giorni ha accolto i concorrenti tra l'arrivo in Honduras e la partenza ufficiale del programma, li sono stati ripresi a loro insaputa con telecamere nascoste. Francesco replica, non c'entro niente, è come se, Eva, giudicassi la tua vita privata. Stai dicendo un sacco di bugie.